Benvenuti in questo nuovo video fatto un po' in rush, diciamo, perché l'ho fatto in rush. Teoricamente questa settimana sarebbe dovuto uscire il video di Mahito, eccetera, perché sono in ritardo. Mi ero dimenticata di caricarlo. Shh, non sei qui per commentare me. Però, dato che c'è stata molta hype per il video Gossip Novegro, mi avete mandato veramente tante confession, non è mai successo, cioè, neanche la cacca del Romix vi ho fatto parlare così tanto. Allora, ho detto, va bene, dobbiamo assolutamente lasciare il video, e dato che sono stata rapita, come sempre, da Lune, sono a casa sua, ho detto, bene, ora verrai e farai il video con me. Vedi cosa succede. Va bene, così faremo poliziotto buono e poliziotto cattivo. Ma prima che iniziamo vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere la campanella, così verrete notificati tutte le settimane che escono i video. Anche perché io spesso mi dimentico e li carico in giorni diversi, dunque almeno ve lo ricordate. Abbiamo cercato di raggruppare il più possibile, dunque vi avverto che magari non le leggeremo proprio tutte, perché sono ancora più del solito, cioè letteralmente sono tantissime. Però abbiamo cercato di raggrupparle tutte in modo da dire quello che volevate dire. Scusa se magari non tutte verranno mostrate, ma comunque le ho lette tutte, salvate tutte, cioè tutte importantissime. Prima di partire con le confession, ricordo che di base questo non è assolutamente un pretesto per offendere qualcuno o mettere all'agonia pubblica qualcuno. Dunque, alcune confession sono state escluse perché magari non è cosa da parlare su YouTube. Di quelle, diciamo, safe, le lamentele che abbiamo avuto di più sono state troppa gente. Che io direi, sarebbe buono se ci fosse più spazio. Sono felice che non sia più una cosa di nicchia, ma non in uno spazio così stretto, è davvero piccola, Novegro. Allo stesso tempo, poi ne parleremo meglio, però da un lato mi viene anche da dire, però non è colpa della fiera se purtroppo fuori è freddo e la gente non vuole stare fuori, perché di solito Novegro è metà e metà, anzi è per lo più svolta fuori, ma ne parleremo dopo, non devi parlarne ora, abbiamo le tre cose. Allora, troppa gente, molestie, ci sono state molte molestie in questo Novegro, e soprattutto la gara che ha avuto qualche problemino, e di quella veramente ne abbiamo ricevute tante. Dunque, vediamole. Appena arrivata all'entrata della fiera, c'era un circo vero e proprio, quindi ci siamo stati, non lo sapevo. I bambini maleducati e i genitori che non fanno assolutamente nulla, anzi, se gli fai notare qualcosa che il figlio ha fatto, ti guardano pure male. Il bambino mi tira un pezzo del cosplay. Oggettivamente noi andiamo in fiera perché dobbiamo fare gli animatori, cioè infatti noi non paghiamo il biglietto della fiera, ci paga la fiera per sì, per intrattenere i bambini, certo, è sempre stato così. Mi chiedo perché qualcuno pensi il contrario. Fiera sempre bellissima, ma ho da ridire sul fatto che hanno chiuso praticamente tutti i posti per scattare. Praticamente Novegro, a quanto pare, sta diventando Romix 2.0. Questa cosa ce lo disse immediatamente Angelica, arrivata in fiera, che sono stati chiusi gli spalti, parte del giardino, qualcosa del genere. A quanto pare la gente deve scattare nei bagni. No, perché poi vedremo che i bagni erano mal tenuti, dunque neanche nel bagno, raga. Però non capisco sta cosa, non capirò mai perché le fiere, non capiscono oggettivamente che lasciare uno spazio per permettere ai cosplayer di far photoset è comunque qualcosa che attira, anzi, penso che una delle cose che ha sempre attirato del Novegro è proprio perché ci si poteva fare dei bei set. Ora che chiudano tutta questa parte perde un po', perché alla fine insomma i bagni che non andavano, alle 10:30 alcuni erano già intasati, che dico facile conoscendo i bagni di Novegro, e non si potevano usare mentre al pomeriggio non c'era acqua né per lo sciacquone né per le lavandine, la gente continuava ad andarci. Comunque mi chiedo con che coraggio. Io ho degli incubi riguardo ai bagni di Novegro, cioè io piuttosto vado nel prato, non mi interessa. Cioè, sono i bagni della Games Week? Esatto, guardate la Games Week, cioè la Games Week ha sempre i bagni perfetti. La Games Week ha 40.000 bagni, Novegro ce ne ha 2, è possibile che non c'è un povero stronzo che sta lì a pulire i bagni, cioè... La gente che non apprezza il lavoro, la passione e l'impegno che ci mettono gli artisti dietro le loro creazioni. Sentire commenti sul filone, beh, ma da AliExpress lo trovo molto meno, chi me lo fa fare di pagare tutti quei soldi, mi ha fatto molto innervosire. Io spero vivamente che questo commento non sia stato fatto in un artist alley, perché
nell'artistalle questa cosa penso che se l'avessi sentita a fianco a me mi sarei girata e avrei dato un pugno. Leggiamo qualche messaggio di quelle che sono lamentati per l'affluenza delle persone. Due persone si riusciva a malapena a camminare, se si voleva uscire dalla folla c'era il freddo glaciale fuori. Troppa confusione la domenica, i passaggi erano praticamente bloccati, camminare per più di 2 metri era un incubo. Immagino di un cospi addosso, cioè, no, avrei urlato, imparato anche a cacciare gente. Onestamente dopo la guardia di sicurezza che spinge praticamente via una ragazza con problemi motori, sì, ok, non mi sorprendo più di niente, non si può fare meglio di questo. L'unica cosa che io posso dire a difesa della fiera è quella che io avevo iniziato prima, ovvero di base la fiera penso che prenda tutto il tendone disponibile. La maggior parte di Novegro è al fuori, cioè nel senso è all'esterno. Se all'esterno fa freddo, capisco che non è colpa esattamente della fiera, non ci può fare niente. La cosa sarebbe semplicemente limitare gli ingressi, ma vogliamo tornare a limitare gli ingressi? Non lo so, effettivamente è una cosa che io troverei veramente, veramente molto fastidiosa. Sarei stata la prima a sbroccare, ma capisco che non saprei neanche che farci come consiglio alla fiera. Se qualcuno ha qualche consiglio, chiaramente commento, storia su Instagram, mi raccomando, mi piace veramente tantissimo quando partecipate a queste cose. Ci siamo spostati perché mi stava scaricando il telefono, ma meglio così perché almeno metto le confession qua. Troppo i personaggi di Project Sekai. Allora, io qua lo ridico e lo ripeto, leggo questo genere di confession ad ogni fiera. Onestamente, se non vi va bene i cosplay che le persone portano, comprateli voi. Non mi piacciono questo tipo di lamentele e non mi piace onestamente chi vede nel bene o nel male, cioè so che non è una cosa direttamente cattiva per i cosplayer, però chi vede i cosplayer come i clown della fiera, cioè non sono lì per intrattenere qualcuno, non sono lì per fornire il personaggio fighissimo che non avete mai visto, sono lì con un personaggio che io ho comprato e che io voglio portare e fine, in cui io ci ho speso soldi. Dunque, più la serie è famosa, più la serie è guardata, più ci sarà gente che porta il cosplay. Sì, vi dovete arrendere a è normale, cosa. Cioè, ed è anche giusto così, cioè non vedo perché io non dovrei portare un personaggio che mi piace perché altri lo portano, cioè anzi dovrebbe essere una cosa bella che a tutti piace la stessa cosa, però forse questo discorso è vecchio e non piace più a nessuno. Bella la fiera, ma troppi truffatori fuori e dentro, tra cui due finte sordomute che ti distrae. Gliel'hanno chiesto se erano finte o se erano davvero sordomute. Che facevano? Vi aprivano il dominio davanti? Magari era cosplay di Gojo, cioè nel senso. Allora, sì raga, purtroppo dovete stare attenti, come ormai dovete stare attenti ovunque, manco solo nelle fiere del fumetto, cioè perché diventa, anche se gira a Milano ti fanno dei trick assurdi. Tutte queste maledizioni in giro. Una volta ero al bar a Gaia Valenti con Angelica ed è arrivata la tizia, quella famosa di Milano, la borseggiatrice famosa, ha messo il foglio fra il telefono di Angelica e la faccia di Angelica. Angelica ha subito messo la mano sul suo telefono. E lei incazzata, cioè come se, cioè lei incazzata, capito? Gli ha dato una fogliata in faccia, cioè tipo. Ma è denunciabile questa cosa? Cioè io immagino sia denunciabile. Beh, vabbè, è denunciabile il fatto che cerchi di rubarmi il telefono. Ma io infatti mi porto sempre meno cose possibili in fiera, perché tanto. Perché tanto le porto io, quindi, cioè, a che gli serve a lei la borsa? Ma parliamo dei molestatori in fiera, perché ce ne sono stati veramente tanti, tanti, tanti. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare, sì. Non mi ero mai accorto di quanto fossero molesti i fotografi. Vabbè, non facciamo di tutta l'erba un fascio, però purtroppo spesso capita che sono i fotografi a essere un po' più manolesta, diciamo. Ne ho beccati alcuni a fare delle foto senza consenso. Non posso parlare perché l'ultima volta che ho parlato ho ricevuto un TikTok contro dove un fotografo mi istruiva che doveva aver cannone. Dunque, i discorsi di quelli che in coda alla cassa, no vabbè, cioè vi fanno un culo tanto, cioè perché ci sono 45 persone in cassa, potete essere 4 massimo, cioè. I discorsi di quelli alla cassa discutono liberamente di essere lì solo ed esclusivamente perché ci sono quelli che si vestono come XXXX. Ho incontrato insieme al mio gruppo di amici e barra amiche un gruppo di ragazze che ci hanno importunato. Uno di questi in particolare ha fatto il viscido per cercare di rimorchiare la mia amica e si è dovuta allontanare dalla fiera per poterle evitare vedersi 2 ore scarse di Novegro. No comment. Raga, no. Io penso che a queste persone, cioè,
Io l'ho veramente esaurita. Appena qualcuno mi dà fastidio a qualcuno a fianco a me, comunque non mi fa godere la fiera per un X motivo, cioè io parto. Non ho più pazienza, non ho più. Non vedo perché dovrei averla. Uomini di 50 per 60 anni, visto direttamente anche l'altro anno sulla Migi, quest'anno su altre, che si permettono di abbracciare senza preavviso la partenopea dalla palestra e poi sentire parlare con i loro amici come se fosse un trofeo di guerra, viscido. L'hanno fatto anche Vabbè, a me e non è raga, che stato. dire, il primo del clown, complimenti. E niente, mi dispiace veramente che ci sono state così tante occasioni veramente brutte. Schifoso, penso che sia una cosa assurda e mi chiedo ogni giorno come le persone non si vergognino a risultare boh, scimmie animali. Dar palesemente fastidio, cioè, non è un trofeo, non so perché ti senti grosso, perché sei sfigato. Posso usare la parola Gradino. sfigato? A tal proposito, io voglio fare un secondo di stop pubblicitario, chiamiamolo così, per ricordarvi che, anzi, Novegro è stata la prima fiera in cui l'SOS Cosplay di Cosplay È Italia entrato in è vigore. entrato in vigore, esatto. Penso che sia un'iniziativa veramente tanto tanto importante che vi permetterà assolutamente di stare al sicuro. Anzi, è stata usata in più di un'occasione proprio durante questo Novegro e più di una persona è riuscita a sfuggire a qualche brutta situazione proprio perché ha scritto nel gruppo e subito sono corsi ad aiutarla. Vi basterà iscrivervi al gruppo Telegram di Cosplay Italia, segnalare la vostra presenza in fiera e quando ci sarà un brutto momento dove siete soli o in una situazione in cui avete bisogno di aiuto, basterà scrivere nel gruppo e tutti correranno a salvarvi. È una cosa che si sta allargando veramente tanto tanto tanto, è una cosa bellissima e soprattutto giusto l'altro giorno abbiamo anche aperto l'ala cyberbullismo, dunque potete richiedere aiuto anche sui social. Penso che questa cosa meriti il massimo interesse. Penso che sia compito di tutti spargere la voce e rendere le fiere e anche social, qualsiasi l'ambiente cosplay, insomma, un ambiente Sicuro. sicuro per tutti noi. Cosplayer famosa, fingerò di ignorare questo termine che, come sapete, odio. Posso dire che se è famosa non è che è meno grave, cioè, però no, mi sta sul cazzo, raga, scusate, cioè, non ci posso fare niente. Mi ha paccata malissimo in fiera e senza neanche scusarsi mi ha preso per il culo. Ci sto male. No, questa cosa è molto brutta. Cioè, al di là del mio commento che so che non è fatto in cattiva fede, non mi piace quando lo usano perché è sempre un po' negativo. Però ammetto che sì, sicuramente magari è brutto perché magari è una persona che tu ammiravi, è una persona che ti aveva dato molta hype per scattarci insieme, comunque venire presa in giro è stato un brutto colpo. Poi paccare i cosplay di coppia, cioè soprattutto se vengono, cioè magari io compro il cosplay per fare coppia con te, magari Esatto. avrei portato altro, magari qualcosa che avrebbe funzionato meglio da solo, se decidete di paccare un cosplay di coppia abbiate la decenza di avvisare prima in modo che la persona possa organizzarsi magari diversamente. Diversamente. Mi è capitato anche con te, mentre stavamo parlando, nel mentre che stavamo parlando, vabbè, non so leggere, ragazzi. Mentre che stiamo parlando, arriva qualcuno che si fionda senza essere rispettoso, gentile e inizia a parlarti, lasciandomi nell'angolino e tutto. Mi dispiace, raga, ammetto che è una cosa che effettivamente spesso vedo accadere, è una cosa che non sempre poi riesco a metterci un po' una toppa, perché io ho poca attenzione, questo mettetelo sempre da. Vai via! Più se mi si parla uno sopra l'altro, la mia mente si ingarbuglia del tutto. Lagga. Sì, è una cosa. Raga, io non è una scusa, è Io ci combatto da tutti i anni. giorni. E l'unica cosa che vi consiglio è portare pazienza perché purtroppo magari una persona non lo fa neanche con cattiveria o per maleducazione, cioè magari è presa dal momento, al massimo state lì, aspettate un secondo, tanto insomma non è che vi manderei mai a fanculo, al massimo mi dite scusa stavo dicendo e io riprendo ad ascoltare. Una mia ex amica che mi odia ha cercato di riprendermi al Novegro, cioè raga, vabbè, qua. Cioè, è un po' illegale sta cosa, cioè non penso si possa fare, cioè. Mi sono avvicinata di soppiatto e ho messo la mano sulla spalla solo per poi rendermi conto di aver sbagliato persona. 0 su 10, no, vabbè. Beh, raga, se vi fa sentire meglio, l'altro giorno lui ha dato la mano a un signore senza mani, dunque. Kate, questa è amica mia. Siamo amici, se mi dice Kate. Non puoi capire il disagio, l'ex che continuava a ronzare nella mia stessa zona come se mi cercava. Meno male, ero sempre in compagnia. Aiuto, cioè, ma perché?
Creepy, cioè, ma poi io mi chiedo, ma scusa, ma tu paghi il biglietto di una fiera per fare tipo il satellite di una tua ex? Ma poi che spettacolo è? Cioè, nel senso, che devi guardare? Cioè, una persona che sta in fiera magari passeggia e non fa un cazzo, cioè, ma perché? Area cosplay molto me, a mio avviso, stipata in un angolino giusto perché sì. Ritorniamo al discorso che probabilmente, boh, non lo so, non so bene esattamente a chi dar la colpa, non so chi gestisca queste cose, non so se è la fiera, non so se sono organizzate, non lo so, non ho idea. Dunque, dico solo che chi è responsabile, forse, ecco, non so, magari non ha tanto interesse per il cosplay in sé, cioè nel senso. Mi chiedo perché, cioè come dicevo prima, il cosplay è una cosa tanto bella che colora tanto le fiere e porta sicuramente tanta attenzione alle fiere. Porta tante persone a rimanere in fiera per girare, cercare, vedere che cosa. Dunque, perché darci così poca attenzione? Spero solo che in futuro verrà posta più attenzione. Gara cosplay ritardissimo, con 92 persone. Ok, raga, già che ci sono 92 persone, forse è una cosa ingestibile. Cioè, io non so quanto tempo davano ad ogni persona, ma anche se davi un minuto scarso, puoi fare un catwalk, non di 92 minuti, cioè, assolutamente, però non puoi prendere, secondo me, così tanti partecipanti. Lo dico anche, io non ho mai partecipato a una gara, però sono spesso stata giurata e penso che se dovessi stare attenta e giudicare 92 persone, mi sparerei nelle ginocchia. Cosa, ora che sono arrivata alla 40ª, mi sono dimenticata al primo, figurati alla 90ª, cioè nel senso. Sicuramente poi è difficile perché se tutti volevano partecipare, al massimo, dato che Novegro è una fiera così frequentata e sicuramente la gara cosplay è... ha molto interesse, al massimo proporrei di mettere dei requisiti, forse sì, aggiungere minimi. Qualche cosa che filtri un po' le persone, anche sì. Se capisco che è un po' brutto perché io sono più fan delle gare che comunque possono partecipare tutti, perché penso che è bello vedere chiunque, però devi tutto limitare un po' le persone. Esatto, però capisco anche che non puoi far gareggiare 92 persone. La gara cosplay, sempre in ritardissimo, e con un numero infinito di partecipanti. A un certo punto molti concorrenti se ne sono andati prima del loro turno, perché erano le 19 passate. In più questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso, perché non solo si è fatto un errore sicuramente di calcolo e può capitare, può assolutamente capitare tutto, però il modo in cui sono stati trattati i ragazzi in gara, che aspettavano ammassati dietro il palco per ore, rispetto per i cosplayer, zero. Comunque è una cosa fatta per i cosplayer, dove i cosplayer vi stanno fornendo intrattenimento da palco. Trattarli bene sarebbe il minimo umano, cioè non perché gli dovete qualcosa in realtà. Qualsiasi errore di calcolo può essere perdonato, ma trattare male le persone che sono lì per gareggiare è veramente brutto. Sicuramente questa cosa è la cosa che mi è dispiaciuta più leggere e sicuramente ha bisogno di molta più attenzione. Insomma, questo Novegro è stato un po' spicy. Direi che, ripeto, neanche la cacca del Romix ha tirato così tanto. Ma noi non c'eravamo. Ma veramente, guarda che... cioè, il bollino nero del biblocco. Biblocco. Ma è possibile? In caso, Novegro onestamente è una delle mie fiere preferite, l'ho sempre detto, l'ho sempre sparso, anche all'estero onestamente ho sempre consigliato Novegro come una delle fiere da prendere in considerazione, non solo come visitatrice ma anche come espositori, perché le mie esperienze a Novegro sono state sempre molto positive. Spero dunque tantissimo che magari la fiera ponga attenzione a determinate cose e magari... faccia del suo meglio, perché ripeto, molte cose, sì, magari sono brutte da vivere, ma non saprei trovarci una soluzione. Vediamo un po' come sarà quella primaverile, io ci spero in bene. E niente, raga, grazie mille per tutte le confession che mi avete mandato. Ripeto, scusate se magari non ho letto la vostra precisa, però spero di aver toccato un po' tutti i punti. Come al solito vi ricordo non solo di iscrivervi al canale, ma anche di toccare la campanellina. E soprattutto, se volete commentare qualcosa, se volete continuare... i commenti qui sotto sono sempre aperti, ma anche le storie di Instagram, se volete dire qualcosa, se volete commentare, dire la vostra, eccetera, basta che mi taggate e vi reposto molto 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 volentieri, perché mi piace quando si crea, insomma, una discussione... ma vaffanculo! Quando si crea il flame! Mi piace quando si crea una discussione costruttiva, dunque mi raccomando, siate costruttivi sulle cose.
ti spacco la faccia. Bisogna essere gentili con il prossimo. Vi ricordo in più l'SOS Cosplay e trovate tutte le informazioni sia su Cosplay Italia sia sui reel che ho insieme a loro. E niente ragazzi, spero che questo video sia stato interessante e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!